Al via la quarta edizione dell'iniziativa Lo sport non ha età, è rivolta ai riminesi tra i 65 e gli 80 anni. L'iniziativa si propone di diffondere la pratica sportiva offrendo alle persone più attempate la possibilità di praticare per 6 settimane consecutive attività sportiva gratuita da svolgere in 12 centri sportivi del territorio. Numerose le discipline proposte come yoga, ballo latino, danza sportiva, pilates, ginnastica dolce e posturale, acquagym, nuoto, tennis, stretching e altre attività. L'obiettivo è quello di fare in modo che gli anziani abbandonino la sedentarietà e si convertano ad uno stile di vita più attivo. E inoltre migliorare il proprio benessere psicofisico anche socializzando con altre persone. Ritengo che un'attività fisica moderata come una camminata di 30-40 minuti, 2-3 volte seduti in palestra o una nuotata o una biciclettata siano veramente più che sufficienti per mantenere in forma il sistema cardiovascolare e il sistema osteoarticolare. Lo sport fa bene, ma attenti a non esagerare. Come spiega ai nostri microfoni il cardiologo Fernando Santucci, direttore sanitario del poliambulatorio Valturio di Rimini. Si vuole un'attività fisica dolce, un'attività fisica che sia aerobica, un'attività fisica che vuol dire camminare lentamente oppure con una certa velocità, andare in bicicletta, fare nuoto, fare sci di fondo. Vale a dire chiedere al nostro organismo quello che lui ci può dare, perché se noi chiediamo di più possiamo benissimo non avere dei problemi, ma però possiamo anche firmare delle cambiali che alla fine pagheremo non sappiamo quando. Il Comune di Rimini comparteciperà alle spese sostenute dagli enti aderenti al progetto per un importo complessivo di 15.000 euro. Abbiamo deciso di ripartire con questo progetto rivolto agli over 65, principalmente per gli aspetti positivi che ha questa iniziativa. Una è l'aspetto socializzante e l'altra è quella soprattutto che mi interessa come attività fisica, quindi promuovere e incentivare l'attività fisica degli over 65. Le iscrizioni saranno operative dalle ore 14 del 19 novembre alle ore 17 del 9 gennaio 2013.